Siamo con Daniele Scaramella del GSO Vimodrone. Una sconfitta in una partita comunque combattuta contro una delle migliori squadre del campionato. Eravate riusciti a pareggiare, peccato nel secondo tempo non essere riusciti quantomeno a trovare il gol del pareggio che avrebbe portato a casa un punto importante. Sì, è stata una bella partita, purtroppo è finita come una sconfitta, ma però diciamo dobbiamo essere contenti di come ce la siamo giocata, perché comunque, come hai detto tu, è una delle squadre più forti del campionato e l'abbiamo combattuto a testa alta. Peccato, potevamo portarla a casa noi come l'hanno portata a casa loro, però si sa, il calcio è così, gol mangiato, gol subito. Nell'ultimo periodo non riuscite a fare punti, da cosa ripartire per riuscire comunque a giocarvi la salvezza per questo finale di stagione, per il girone di ritorno? Ma io ripartirei proprio da questa partita, perché comunque abbiamo dimostrato che come squadra ci siamo, come gruppo ci siamo, e magari ci sono dei momenti in cui stacchiamo un po' la testa e dobbiamo lavorare più che altro su quello. Come salto di categoria, ormai avete visto più o meno tutte le squadre, che opinione ti sei fatto come livello del girone rispetto all'anno precedente? Ma come livello, secondo me, è un campionato a nostra portata, ovvio. Ci sono magari squadre tecnicamente molto più forti, ma comunque pensiamo di potercela giocare bene. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi.